Siamo con Francesco Pisano, direttore sportivo dell'Atletico Racconigi. In questo momento alle tue spalle c'è la squadra, la prima squadra che si sta allenando. Raduno, ricordiamolo che è stato il 31 di agosto, quindi questo è il terzo allenamento per la Esatto. squadra. Una squadra che è stata allestita sicuramente in un modo importante. Sono arrivati dei giocatori di caratura, è ben chiaro l'obiettivo, quello di fare bene, però insomma, tu come lo giudichi il lavoro che è stato fatto dietro la scrivania, Ma Francesco? lo giudico mo molto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro. L'obiettivo di quest'anno è sicuramente provare a vincere il campionato, non ci nascondiamo, e abbiamo fatto il possibile per allestire una rosa tale da raggiungere questo obiettivo. Ecco, scendiamo un attimo nel dettaglio della rosa, perché ovviamente ci sono stati dei confermati, ma ci sono stati anche degli innesti, come abbiamo detto, di valore. Che squadra è, se la devi descrivere, questo Atletico Racconigi? Sei un po' di parte, però dai, come la devi descrivere? Ma diciamo che è una squadra importante. Io sono convinto che abbiamo veramente allestito una rosa di livello, e ritengo che questa squadra qua può solo che fare bene. È importante, via, mettiamola così. Diciamo che c'è stato un ottimo impatto in quella serata di luglio dove, insomma, come società avete presentato il progetto verso il 2024, la riqualificazione dello stadio Trombetta, l'adesione come scuola Calcio Milan, insomma, Esatto, sono tanti progetti importanti, no, sì, Francesco? esatto. Abbiamo, con l'ingresso di una nuova presidenza, abbiamo sicuramente aumentato gli obiettivi. Abbiamo alzato l'asticella sia a livello di settore giovanile che a livello di prima squadra. Abbiamo fatto qualcosa di importante, e niente, adesso sarà il campo che ci dirà se abbiamo lavorato bene. In tutto questo c'è però una costante, che questa costante è Mister Bongiovanni, no? Che continua ad essere un mister sicuramente apprezzatissimo qui a Racconigi, tant'è vero che insomma il rapporto sportivo continua. Esatto, lui adesso è il terzo anno, ha fiducia piena, il presidente ha confermato alla grande anche lui, e adesso tutti insieme cercheremo di raggiungere questo traguardo. Cosa vuol dire avere un presidente appassionato e che è entrato con tanti stimoli come il presidente Costamagna? Vuol dire tanto, perché anche per noi, diciamo, è tutto più semplice. Lui, portando stimoli, portando novità, ha creato qualcosa di particolare, di entusiasmante, quindi possiamo solo che trarre beneficio da tutto ciò. Tra l'altro in diretta abbiamo visto un calcio del direttore generale dell'Atletico Sì. Racconigi, che non è più un fuoriquota, ma ha dimostrato di avere ancora tanta grinta, eh? Esatto, abbiamo inserito anche lui. Zanelli ha un passato da professionista, è uno che nel calcio piemontese ha detto la sua, e sicuramente anche lui con la sua esperienza ci darà una mano. Che campionato di prima categoria ti aspetti? Vi aspettate? Secondo te che stagione, al di là di quelli che sono i vostri obiettivi, ma che stagione sarà? Ma ti dico la verità, non sono proprio informatissimo, nel senso che non ho squadre, negli avversari non ho sentito grandi cose, quindi su questo non sono preparato, non saprei dirti. Non, penso sicuramente che noi dovremmo per forza di cose lottare per vincere il campionato. Sulle altre contendenti non saprei, non mi giudico, non le giudico. Per quanto riguarda invece la risposta della città, in quella serata di luglio, pur con il rispetto delle norme anti-Covid, c'era stata una bella risposta di pubblico, un bel carico di affetto. Ci sarà anche durante il campionato. Quanto è importante anche la vicinanza della città dei racconigesi? Molto, è molto importante, anche perché Racconigi in quasi 100 anni di storia non è mai arrivata in promozione, quindi noi cercheremo di raggiungere questo obiettivo, e anche la città sicuramente ci darà una mano e ci seguirà. Poi chiudiamo, ho parlato prima di lavoro dietro la scrivania, è ok, arrivano i nuovi giocatori, li si ufficializza, si fa magari il post sui social, si fa la presentazione, però quanto è mancato il pallone, il fatto di ritrovarsi, gli allenamenti, quanto è Tanto, mancato? tanto, è mancato tanto. Finalmente siamo partiti, speriamo di arrivare alla conclusione di questo campionato, però avevamo bisogno tutti quanti di ricalcare il campo.